a tutti ragazzi, qui è Giù360 e ben ritrovati nel mio canale. Quello che state per vedere forse è l'inizio di una nuova serie. Tutto dipende da voi. Voglio fare praticamente la stessa cosa che ho fatto su WWE. La carriera l'ho giocata su Twitch e poi ho ricaricato qui sul canale le parti migliori. Una volta finito WWE, uno dei giochi che mi avete consigliato su Twitch è quello appunto di Formula 1. Ho provato a giocare, mi sto divertendo tanto, ho visto che piace anche a voi e quindi ho detto proviamo a ricaricare il primo episodio qui su YouTube, vediamo come va. Io vi chiedo signori 4000 mi piace, 4000 mi piace per avere sul canale questa serie che uscirà in alternativa ovviamente alla carriera di allenatore con il Napoli, che andranno avanti insieme. Priorità alla carriera con il Napoli, però in quei giorni in cui non riesco a registrare perché sono impegnato o perché streamo fino a tardi, oppure come adesso che martedì e mercoledì sono ad Empoli per il torneo di FIFA e appunto non avrò tempo di registrare, questi video per me sono perfetti perché riesco appunto a coprire tutti quanti i buchi e vi porto anche un contenuto diverso sul canale, visto che non voglio fare sempre FIFA. Quindi vi chiedo 4000 mi piace per avere il secondo episodio. Dipende da voi, lasciatelo e l'episodio e la serie continuerà. Io vi lascio il video signori, guardatelo tutto, bella! Signori, io faccio una premessa. Io non so niente di Formula 1. Un gioco che mi avete consigliato era gratis, l'ho scaricato e lo proviamo perché è gratis. Se fosse costato 15 euro non l'avrei preso, perché non ci capisco niente. Però visto che è gratis, proviamo. Allora, confermiamo tutto. Certo. Bla bla bla. Conferma, ok. Regola la gamma, va benissimo così. Poi, creazione pilota. Inserisci la formazione del pilota, questi tagli verranno usati nella tua carriera e per tutto. Ok, va bene. Allora, seleziona un pilota. Oh, mamma mia. Sono tutti quanti uguali. Boateng. E chi prendo? L'ultimo, dai, che l'ultimo, gli ultimi saranno i primi. Nazionalità, ovviamente, noi siamo della Bulgaria e quindi ci mettiamo bulgari. Invece no, siamo italiani. Numero pilota, io prendo il numero 4, 6, 12, 3. No, aspetta, il 16 non c'è. 22 mi piglio. Nome, inserisci il tuo nome. Allora, Giuseppe. Poi inserisci il tuo cognome. Marcello Todi, ci siamo. Nome audio, Agostini. Vediamo se c'è qualcosa ragazzi. Il 22 mi piace ragazzi. Colombo. Ci siamo ragazzi. Colombo. Mar. È un gioco strepitoso. Lo spero. 22 Giuseppe Marcello. Colombo. Registra. Dai. Prendiamo la Renault ragazzi. Dai. Chi se ne frega. O la Red Bull. Red Bull ho scelto. Basta. Scegli il tuo compagno di squadra. Lui. Ho scelto, raga, sennò stiamo qua 3 ore, capito? Dai, bello però! Porca vacca, che visuale! Sono certa che non vedi l'ora di scendere in pista. Non è stato facile arrivare in Formula 1. Congratulazioni, ma il vero lavoro inizia adesso. Ti presento... Claire, giornalista sportiva. Piacere di conoscerti. Capiterà di vedersi spesso durante la stagione. La tua è stata una carriera rapida e impeccabile, ma ora come ti senti a passare in Formula 1? Pensi di avere la stop? Per le domande ci sarà tempo dopo, va bene? Sono certa che ne avrai molte altre dopo i primi. Io non so neanche come si guida. Possiamo organizzare un'intervista vera e propria dopo le FP1, se sei disponibile. Ci vediamo appena finisci in pista. Ricorda che la tua relazione con la squadra può essere influenzata da cosa dici ai giornalisti. Quindi fai attenzione. Buona fortuna in pista. Benvenuto al centro dati. Qui avrai accesso a ogni tipo di informazione, inclusa la telemetria della vettura, il meteo, i tempi su giro, l'usura delle gomme. Tanta roba però, Inoltre abbiamo un collegamento diretto con la fabbrica, quindi siamo sempre in contatto con la squadra che è lì. È fondamentale che tu ci dia spesso un riscontro sulla vettura, così possiamo sfruttare al meglio le nostre risorse. Ricorda che più siamo produttivi qui, più la tua macchina sarà veloce. Buona fortuna! Ah, facci fare bella figura, va bene? avete sbagliato pilota. Io qua mi hanno mandato, non sono venuto. Prova libera 1. La Red Bull ha preso questo sport come un... Ha preso questo sport come un toro per le corna. Ok. 10 anni, diventando così una delle scuderie più importanti.
è sempre in cerca di nuovi talenti provenienti dal suo programma di addestramento piloti. Quindi assicurati di dare il massimo per evitare di essere sostituito da un'altra stella nascente. Ma ragazzi, è fatta veramente bene, eh? Porca vacca! FIFA, prendi esempio così! Non sarebbe bello vedere una carriera giocatore fatta così? Che tu entri nel centro sportivo, ti saluta il mister, entri nello spogliatoio... Cavolo! Lo fanno loro! Fatelo pure su FIFA! Qualifiche! Dai! Sto facendo la carriera! Sì, oh, 4 messaggi! Siamo certi che la tua sarà in ottima forma fin dall'inizio della stagione, ok? La prossima missione, ci aspettiamo tutti gli ottimi risultati! Ho capito, grazie mille per la pressione che mi state mettendo! Facciamo le qualifiche, ragazzi! Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare! Facciamo solo 3 giri così, giusto per prendere confidenza con la pista! Ci siamo! Benvenuti! Dai, facciamo giusto due o tre giri, raga! Ok? Ah, i fantasmi mettono pressione, raga! Però sono più avanti del fantasma di Vettel per adesso. No, è lì Vettel. Oh, ragazzi, riusciamo a stare dietro a Vettel, porca vacca. Significa che più o meno ce la possiamo giocare, no? Oh mio Dio! Non pensavo fosse così questa curva. Non pensavo fosse così. Ah, che peccato. 1,29 ha fatto, porca vacca. Non è il risultato che speravamo, ma in gara spingeremo al massimo. 17esimo, un giro solo? Sono terminate, siamo pronti per un'altra entusiasmante gara domani. Le prime 3 sono Vettel, Raikkonen e Valtteri Bottas. Per ora vi saluto, ma vi ricordo che ci aspettano tante altre emozioni. L'appuntamento è per la gara domani. Porca di quella vacca. Avanziamo. Terz'ultimo. Se non avessi, ma raga, se non avessi sbagliato quella curva. Ancora questo, sempre tu stai qua. Ma porca di quella vacca, è colpa tua che mi metti pressione. Mannaggia la miseria. Non è fretta, ma c'è un limite a tutto. Questa è la seconda, dai. Se non uscivi era un ottimo giro. Sì. Hai messo tentativo unico. Perché hai impostato tentativo unico? Ah, ho capito. Le qualifiche le puoi mettere, le puoi modificare e mettere più lunghe. Ho capito. Ma quindi adesso c'è direttamente la gara, no? Mi sa? La prima gara? Mamma mia, ma ragazzi, ma mica sono 40 giri. Io non li faccio 40 giri, Sì, Andrea, certo, ma adesso mi servono quelle linee. Difficoltà facile, ovviamente. È la prima volta che apro Formula 1, capito? Vediamo, raga, cosa riusciamo a fare. Per adesso, raga, cioè, io non posso guardare la chat, lo dico subito adesso, raga, perché non posso neanche girarmi un attimo. Cioè, devo stare super concentrato, quindi non vi leggo per adesso durante la gara. Almeno cerchiamo di arrivare, che ne so, tra i primi 10, raga. Cerchiamo di porci questo obiettivo. Nuovi piloti, nuove vetture, nuova stagione di Formula 1. Sì, stai zitto, basta. Dopo le appassionanti qualifiche di... Uff. Tieni gli occhi aperti mentre ti avvicini alla prima curva. Un approccio troppo aggressivo potrebbe farti finire con la pista. Falla pulita. Non vogliamo che la gara finisca alla prima. Va bene. La partenza è complicata, stai attento. Oh mio Dio. Sono andato. Calma, raga. Calma. Oh. Oh mio Dio, no. Aspetta, lo sapevo. Scusa. Non me l'aspettavo, raga, perché non vedo le linee. Fammi... Ok, calma. Ma stai zitto che sto guidando. Sembra grande. Occhio. Oh mio Dio, come l'ho tenuta. Non l'ho tenuta, infatti. La partenza era ok. Adesso fai attenzione ai possibili rischi. Ok. Porca... Oh, questo qua mi siccia. Oh, mamma mia, devo stare zitto. Porca vacca, ragazzi. Un altro... No, ma che tieni? Le banane sotto le gomme. Madonna, raga, non ce la faccio. Schiaccia quell'acceleratore. Ho fatto la sciocchezza. Penalità. Hai rischiato. Madonna, ragazzi, ma che casino è? Mamma mia. Ma che casino è, raga? Non do gas. Ultime, raga, ultime. Dai. E uno è andato. Ecco altra gente. È questo che si piazza davanti. Porca di quella vacca, però. Poi sono. Maestro, mo te ne vai via. Basta, però. Ma sbaglio sono. O sembrano più lenti. Lo sbaglio sempre questa. Vado come l'ho tenuta. Miracolo, qua, ragazzi. Qua è stato un miracolo della natura. Ma porca vacca, ho frenato troppo prima. Fatto questo. Me li faccio. Bella! Doppia, ragazzi! Ci sta, si può recuperare, mancano ancora 5 giri, Si può recuperare quello davanti, l'obiettivo era rientrare nei primi 10. Quindi si può fare, ragazzi.
fuori? Un grave problema, quanto sì! Ritirarsi. Guadagniamo una posizione, 11! Dai, 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 qua! Fatto! La sbaglio sempre, esco sempre qua, ragazzi, io! Mi sono pure piazzato davanti! Ce li ho presi, questi! Porca vacca, raga, me li posso fare forse? Tre giri, raga, me li posso fare questi forse? Due secondi e tre dall'auto dietro. Comunque li perdo, capirci, la perdo la posizione, raga, alla fine. Hai ragione, scusate, colpa mia. Non lo faccio più. Vi leggo, raga, stacca di 3 secondi ora, ci provo, raga, ci provo, non è facile. Bella. Lo sbaglio sempre, raga. Le ho distaccati comunque di 3 secondi a quelli, ragazzi. Quindi mal che vada, se non sbaglio niente, ci perdiamo un 8° posto. Il mio è il giro più veloce. Come il giro più veloce? Il mio? 4 secondi da quello dietro, Che bel sorpasso questo. Il primo che non tampono, raga. 2 secondi. Devo prendere un secondo, raga, non ce la farò mai. Un secondo in un giro. Non ce la farò mai, ragazzi, a prendere un secondo in un giro. Cioè, non devo sbagliare niente. Dai, non sono 3 secondi. Non sono 3 secondi. Vediamo quando arrivo all'intertempo lì, come cavolo si chiama. Quant'è? 3 secondi e 3, 8. 3 secondi e 8. Ah, questa la sbaglio sempre. Ecco, ho perso 8 minuti qua, 8 minuti ho perso. Ma che non è la nostra giornata, ho recuperato 13 posizioni, che sei 20°. Mamma mia, raga, sto piangendo. Niente male come prima gara, ragazzi. Prima gara 7° non è male. Allora, Hamilton ha vinto. Madò, 7°, raga, nonostante i 3 secondi di penalità. Raga, hanno elogiato Colombo, Ma sono solo io come italiano, ragazzi, qua. Mamma mia. Comunque, raga, 4 ritirati, tra cui Alonso, che era avanti a noi, Era avanti a noi. Avanziamo, ragazzi. Allora, devo diminuire i giri, perché non va assolutamente bene. Devo usare il DRV, il DRS, sì, Matteo, il DRS. Ci dicono qualcosa, ci insultano. Aumentiamo qualcosa, qua, più o meno. Prossimo weekend. Le tagli troppo le curve. Lo so, Alessio, perché alcune volte non freno in tempo. Quindi, non frenando in tempo e andando veloce, capito? Oppure magari per cercare di il sorpasso tendo a tagliare le curve, capito? Qualifiche brevi, dai, vediamo un po' come va. Al massimo noi le possiamo toglierle, capito? Cioè possiamo andare avanti, capito? Nelle qualifiche, perché posso andare direttamente avanti, capito? Posso andare direttamente alla gara. Quindi mi faccio 3 giri, ragazzi. Mi faccio i miei 3 giri sporchi e chi se ne frega, dai, va bene così. Però è bello, dai, sì, è bello. Mi piace, nel senso, se uno sa... Lo sa fare, è veramente bello. Mi sono divertito alla fine quando stavamo recuperando tutti, Avete visto prima che stavamo recuperando? Perché quando siamo usciti dai box eravamo 20°. E abbiamo chiuso 7°, raga. 7° abbiamo chiuso. Quindi lì abbiamo iniziato ad accelerare. Abbiamo fatto una rimonta incredibile. 1.33, come giro veloce? Sono il primo? Perché gli altri lo stanno correndo. Come ho fatto, ragazzi, a fare il giro veloce se ho sbagliato su tutto? 1.33, manca un minuto praticamente alla fine, 50 secondi. Ah, la sbaglio sempre questa, niente. Finita. Torno al garage, l'ho sbagliata. Va bene così. Basta, ragazzi, basta, andiamo direttamente alla gara. Ok, faccio questa gara e poi vado su un po' su forza. Ci prendiamo delle emozioni, delle qualifiche. Diamo un'occhiata alle prime 3 vetture. Colombo, Vettel e Lewis Hamilton. Ma quindi l'ho chiusa prima? Di 3 secondi! Ma com'è possibile? Aspettiamo comunque per la difficoltà, ragazzi. Aspettiamo. Allora, seconda gara, ragazzi. Seconda gara. Vediamo un po' i messaggi. Pre-gara, lo sai che di solito consiglio la cautela al primo giro, no? Non cercare di prendere un lavoro, ok? Va bene. Questa volta invece è il momento di fare gli eroi. Porca vacca. Frena tardi, osa molto e lotta con audacia. Entrambi siamo persone competitive, a volte questo comporta giocare aggressivi, prenditi dei rischi e lotta per qualsiasi posizione e spazio disponibile. Ok, va bene. Ma la classifica, ok, noi siamo 7°, molto molto bene. Bello. Andiamo, ragazzi, andiamo. Allora, round 2, signori, ci siamo. Tu stai zitto che mi stai antipatico, via. Cerchiamo di conservare il vantaggio e proteggiamo l'interno.
Se vogliamo uscire dalla curva in prima posizione, la chiave è la difesa. È questo il difficile, raga. Uscire dalla curva, dalla prima curva in prima posizione, perché io non so fare la partenza. C'è Vettel e Hamilton dietro di me. Dai, dai, dai. Sì, non so fare la partenza, ragazzi. Porca di quella vacca ladra. Ho già perso un pezzo. Collisione. Ragazzi, la partenza non la so fare. Mannaggia la miseria, mannaggia. Bella. Spostati, amico mio. No, basta. Sì, vabbè, dai. Cos'è quello? Una mano? Quanto cavolo di stacco ha preso Vettel, raga? Ok. È tutta la gara per prendere Vettel, ragazzi. Ma è troppo veloce Vettel. Meno male. Raga, guardate lì la mappetta. Guardate lì la mappa, ragazzi. È sfida a due, raga. Gli altri non esistono. Siamo solo io e lui. Lo riprendi? Sì, forse. Anche se va forte, ragazzi. L'abbiamo ripreso un po', E stiamo distaccando gli altri. Vettel, vieni qua. Ti ho ripreso, Ci sono, Vettel. Ci sono. Tre giri per il sorpasso. Ti faccio adesso. Oh, ma lo faccio apposta a superare sempre in questa curva? Dai, Hai visto? Ok. Ora lo voglio distaccare, raga. Che noi qualche volta sbagliamo, Noi sbagliamo spesso. E quindi per precauzione devo avere un distacco di almeno 3-4 secondi, capito? Ok? Però mi sta dietro Vettel, comunque, ragazzi. Hamilton 10 secondi. Hamilton, vabbè, è andato. Quelli dietro sono andati. Mi devo ricordare di questa curva maledetta, perché la sbaglio sempre. Bella, 4 secondi e 9 da Vettel. Bisogna aumentare la difficoltà. Però, raga, abbiamo imparato in fretta, dai. Che dite? Ci sta, dai, ci sta. Non devo sbagliare. Altri due giri. Tra un po' li prendo, raga, quelli avanti. Servono 15 giri, sempre questa curva, mi dimentico che esiste. Servono 15 giri. Prendevo all'ultimo, prendevo. Ok, 15 secondi da Hamilton. Aumentiamo praticamente di 2 secondi a giro. 10 secondi. Ok. E adesso ci siamo, signori. 18 secondi da Hamilton, 10 secondi da quel lato, da Vettel. E via. Guida splendida, hai vinto la gara. Luca, cosa ha fatto per esaltarsi nella gara di oggi? Credo che oggi le condizioni della pista... Marcello c'è. È certo che la guarda la premiazione. Sta uscendo proprio adesso. La Red Bull deve stare. Eccomi. Fanno veramente tanto. Sì. Ecco. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi. Io. Chi sceglieresti? Direi Sergei Sirotkin. Ma chi è? Bene le gomme. Sirotkin. Ma che è questo scemo qua? Dodicesimo. Ma scusate, io ho fatto il miglior giro. Di 4 secondi. 11 secondi di distacco dal secondo. 19 secondi dal terzo. E questo qui è il pilota della giornata. Va bene, perfetto. Andiamo al prossimo weekend. Anzi, ci fermiamo qua, dai. Devi studiare il gioco. Certo, raga, devo studiarmi tutto perché non so niente. Non so proprio niente di quello che succede. Va bene, sì, poi mi devo vedere con calma, raga. Qua posso modificare tutto. È un casino. Io che non sono esperto è tosto. Siamo, signori, al secondo posto. Concludiamo così. Siamo al secondo posto. Peccato perché Ricciardo sta andando male. Non mi avevi detto che era fortino, ragazzi? Mi avevi detto che era forte lui. Mi avevi detto che era fortino Ricciardo, ragazzi. Invece, cavolo, undicesimo. Sta facendo anche peggiorare la scuderia lì, la classifica dei costruttori. Perché è per colpa sua che stiamo scendendo. Cioè, guardate lì, solo io faccio 33 punti. Cioè, solo io faccio 31 punti. Va bene così. Ha fatto male. È bello, mamma mia, stagione 1. Un trofeo ce lo siamo portati a casa. Molto, molto bene. Australia, niente, peccato. Poi andiamo a Shanghai. Poi c'è Baku, dove si gioca la finale di Europa League. In Spagna, Monte Carlo. Molto bene. Molto, 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 molto bene. Poi andiamo a Monza, poi.